Salve a tutti, cari lettori. Io sono Olga e vi do il benvenuto al primo episodio della nuova edizione dei podcast in una versione completamente rinnovata già a partire dal titolo. Perché ho scelto di chiamare questo podcast Libri in Viaggio? La risposta è semplice. Chi mi segue su YouTube o tramite diversi canali social sa che amo definirmi una lettrice in viaggio. Porto sempre dei libri con me, ne acquisto altri se mi trovo in città diverse, viaggio attraverso i libri anche se sono a casa. Insomma, loro accompagnano me durante i viaggi, ma io viaggio grazie a loro. Ogni mese troverete un nuovo podcast ascoltabile gratuitamente sulle principali piattaforme dedicato all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Se i miei contenuti vi piacciono e volete poter accedere a podcast esclusivi, vi basta semplicemente sottoscrivere un abbonamento di 5 euro al mese, attivabile su Spotify, e ogni mercoledì riceverete un nuovo podcast con una newsletter di accompagnamento. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. Abituati come siamo a cellulari, tablet e PC, leggere un libro cartaceo richiede uno sforzo maggiore, eccessivo per molte persone. Eppure, c'è chi alla carta e alle sensazioni ad essa associata non rinuncerebbe mai. È vero che la lettura digitale è nemica di quella cartacea? L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da Andrea Porta per la rivista mensile Airone, che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Ovviamente potrete accedere a questo e ad altri podcast anche dal mio sito web www.unalettriceinviaggio.com. Partiamo subito! Parte 1. Numeri, numeri, numeri. Quanti di noi accampano la scusa del lavoro, del poco tempo, delle tante cose da fare per giustificare il fatto che non riusciamo a finire un libro? Se è vero che ognuno di noi può avere le sue motivazioni per non riuscire a leggere sempre o così tanto quanto vorrebbe, i numeri dell'Istat parlano chiaro. Il 58,6% della popolazione italiana sopra i 6 anni non legge nemmeno un libro nel corso dell'anno. A questa cifra, davvero spaventosa, dobbiamo però affiancare il 14,1%, ossia i lettori forti che leggono almeno 12 libri l'anno, tipo io, e il 27% che preferisce gli ebook. Se è vero che durante la pandemia si è letto di più, anche in virtù della quarantena forzata, allo stesso tempo si è letto peggio, ossia con meno coinvolgimento emotivo, e a distanza di 2 anni, questa tendenza non sembra affatto essere migliorata. Parte 2. Leggere è noioso? Leggere in un mondo digitale fatto di immagini, link, video e suoni sempre più frequenti e pressanti appare quasi noioso. E sebbene molti cerchino di mantenere alta la concentrazione, la tentazione di sbirciare sulle chat o di dare un'occhiata veloce alle mail rende l'impresa ancora più ardua. Difatti, il leggere ha sempre richiesto attenzione e concentrazione, cose che oggi sembrano scarseggiare un po' in tutti noi. Per alcuni ricercatori, la colpa è del digitale, che ci ha disabituati a mantenere alta l'attenzione, a concentrarci sulle parole, a comprenderne il significato, mentre preferiamo molto di più navigare a vuoto su Instagram, un'azione che, come una vera droga, produce picchi di dopamina, ossia il neurotrasmettitore del piacere. È paradossale che affidiamo la nostra attenzione al virtuale piuttosto che alle sensazioni tattili della carta, alle immagini che le parole possono creare nella nostra mente, a quella sensazione di tristezza quando si chiude un libro che si è tanto amato e che per tanti mesi ci ha tenuto compagnia. Secondo alcuni studi, se il lettore digitale ci permette di ingrandire il formato del testo, scegliere quello più adatto ai nostri occhi e aumentare la luminosità, un aspetto che certamente aiuta, specialmente chi è miope come me, dall'altro, leggere un libro in formato elettronico non sembrerebbe essere tanto appagante quanto la lettura in cartaceo.
Il libro cartaceo, infatti, è un prodotto nel quale la presenza tattile della carta, il suo odore, ci aiutano a comprendere meglio un testo. Quanti di noi, quando aprono un libro, la prima cosa che fanno è annusare il profumo della carta? Parte 3. I pro e i contro. Quello che abbiamo detto non significa che i due mondi siano in chiara contrapposizione fra di loro, e del resto sarebbe assurdo privarci di un buon uso della tecnologia in un mondo che è connesso e va veloce. L'importante, secondo gli studiosi, è conoscere le differenze fra questi due mondi e apprezzarne i rispettivi vantaggi. Vediamone alcuni. Numero 1. È meglio l'analogico o il digitale? A questa domanda non esiste ovviamente una risposta univoca. Da un lato conta molto la soggettività, dall'altro sembrerebbe che la lettura cartacea sia più adatta per la lettura di un romanzo rispetto a quella digitale, che è più funzionale per i libretti di istruzione. D'altronde, quanti di voi leggono successivamente i libretti di istruzione dati in dotazione ai nostri acquisti? Di certo, nessuno a casa ha lo scaffale libretti di istruzione. Numero 2. Si può essere educati alla lettura? Come sappiamo, fin da piccoli ci viene detto che dobbiamo leggere, e spesso questo ci viene imposto a scuola, contro voglia. Ma è pur vero che leggere è un esercizio, che più viene praticato e più veloce ci renderà nello studio, perché il nostro occhio sarà abituato ad individuare velocemente le parti essenziali di un discorso. Questa abilità non si perde nel mondo digitale, ovviamente, ma è chiaro che un conto è la lettura di un nativo digitale, che quindi è abituato agli schermi ma che trova faticoso leggere sul cartaceo. E al contrario, un altro conto è quello che accade con una persona anziana che invece ha difficoltà nell'usare i dispositivi elettronici. Parte 4. Cosa succede quando leggiamo? Leggendo, occhi e cervello compiono un piccolo miracolo. Davanti a un testo, gli occhi scorrono lungo le righe, fissando per brevissimi attimi alcune sillabe, generalmente quelle al centro delle parole principali, e poi saltano in avanti, senza soffermarsi su ogni singola lettera. In generale, passiamo più tempo a guardare nomi, verbi, aggettivi e avverbi che articoli o preposizioni. E infatti, fin da bambini, riusciamo a distinguere le parole già nei primi millisecondi. Forse diventiamo davvero consapevoli di questa funzione quando impariamo una lingua straniera. Dobbiamo infatti leggere delle lettere, spesso scritte in altri alfabeti, ragionare sul suono e pronunciarlo, creando quindi quel legame magnifico fra fonetica e memoria visiva. Siamo giunti alla conclusione di questo podcast, sperando che sia stato di vostro gradimento e che vi abbia fatto conoscere qualcosa che non sapevate. La domanda che vi pongo è: siete fan del cartaceo o del digitale? Riuscite a leggere in entrambi i modi oppure ne preferite uno? Vi aspetto nella sezione commenti. Ovviamente, per approfondire, vi consiglio due libri. Il primo è I neuroni della lettura, di Stanislas Dehaene, edito da Cortina. Il secondo è Neuropsicologia della lettura, di Davide Crepaldi, edito da Carocci. Chissà che questi due libri non possano diventare oggetto di un articolo sul mio sito web in futuro. Noi ci vediamo prossimamente e, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!